Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con il consigliere Stefano Costa di Fratelli d'Italia. Stefano, io il 27 aprile 2019 ho fatto un video proprio qui, mi trovavo proprio qui con Fratelli d'Italia per denunciare lo stato di abbandono e di degrado della zona. Tanti rifiuti, rifiuti di vario genere. Bene, è passato un anno e mezzo, la situazione non solo non è cambiata, ma è decisamente peggiorata. Perché come possiamo vedere dalle immagini che ora vi mostriamo, ci sono rifiuti di tutti i vari generi, c'è il vetro, c'è plastica, ci sono pannolini, c'è di tutto. Ma andando avanti, proseguendo, possiamo notare che anche questa che era il ristorante della vecchia scogliera storico di Fiumicino è stato praticamente inondato di rifiuti. Ora, la questione delle fatotrappole è una questione a noi molto cara. Il più grande è l'attenzione sulla questione delle fatotrappole, giusto Stefano? Guarda, io ricordo perfettamente il tuo video, ricordo perfettamente l'attenzione che hai dato a questa problematica. È passato un anno e mezzo, lo stai dicendo tu. Sì. Soluzioni? Zero. Allora, più volte abbiamo sollecitato l'amministrazione a cercare di risolvere questo problema che è veramente diventata una cosa vergognosa. Più volte abbiamo richiesto il discorso delle fototrappole, dove sono? I risultati, no? E se c'è una problematica che avevi portato all'attenzione un anno e mezzo fa e oggi siamo ancora così, e poi faccio un'altra premessa, torno dopo un attimo indietro, se ancora oggi siamo così vuol dire che il problema esiste. Allora, una caspita di fototrappola da mettere in un punto nevralgico, perché ci siamo resi conto che è così, che si aspetta? Faccio un passo indietro, quello che dicevo, i dipendenti dell'ATI saranno 200 volte che vengono a risanare, a ripulire, a risistemare, e credo, forse non mi sbaglio, credo che ogni intervento straordinario ha un costo sulle casse della nostra amministrazione. Allora, facendo i complimenti a loro che si occupano sempre di cercare di mantenere decorosa la città, ma qua se non andiamo a mettere una fototrappola non risolviamo mai, perché loro puliscono, due giorni dopo sistematicamente si ricrea il cumulo di rifiuti. Io vedo anche delle Eternit per terra, perciò andiamo anche a fare quei discorsi che tutti tuteliamo l'ambiente. Sì. Poi all'atto pratico sei stata bravissima, ti faccio i complimenti. Grazie. Un anno e mezzo fa hai sollecitato questa problematica, soluzioni zero. E allora zero. Ci domandiamo, è così complesso per questa amministrazione mettere una fototrappola su questa zona che è una zona chiaramente a rischio?